Ah, ok ragazzi, dall'ultima volta che ci siamo visti sono passati quasi 6 mesi. Un bel po' di tempo, lo so, scusate. In questi 6 mesi sono accadute veramente tantissime cose, ma partiamo dall'inizio, partiamo da esattamente quello che state leggendo qua nel titolo. Ebbene sì, mi sono trasferito, vivo da solo, o meglio, vivo con dei coinquilini. Infatti, raga, mi sto anche vergognando a fare questo video, non sono abituato a registrare con persone che non conosco vicino. Oh mio Dio, sono timido. Ok, in questo video vorrei parlarvi dei costi dell'andare a vivere da solo a 26 anni in Italia, perché abbiamo visto negli scorsi anni sul mio canale quanto costa andare a vivere all'estero, ma mai quanto costa effettivamente andare a vivere qua in Italia. Quindi raga, eccomi qui con questo nuovissimo video. Prima di partire però vi ricordo come sempre di lasciare un mi piace se il video vi dovesse piacere, un commento qua sotto dicendomi la vostra esperienza, raccontandomi la vostra esperienza, o se ancora non l'aveste avuta, beh, raccontandomi o dicendomi la vostra opinione in merito. Ovviamente non l'ho detto, ma ricordatevi anche di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto. Siamo quasi a 3.000 iscritti, cioè è incredibile, cioè in realtà non quasi quasi, però in 6 mesi che sono stato inattivo abbiamo fatto quasi 300 iscritti, quindi regà, tanta roba. Iscrivetevi. Detto questo, partiamo subito. Ovviamente per poter capire quanto io sono andato a spendere per trasferirmi, beh, ho segnato tutto all'interno di un file Excel. Un file Excel che in realtà ho appena fatto. Il file Excel, quello reale, quello che ho tenuto in questi mesi, è da un'altra parte. Non ve lo faccio ancora vedere perché vorrei iniziare a fare una rubrica mensile di quanto costa vivere da soli nel 2024. Quindi quell'altro video che farò a fine di questo mese, beh, conterrà tutte le spese che ho sostenuto. E fidatevi, sono veramente tante. Ci avviciniamo molto facilmente ai 5K per questo mese. E infatti sono tipo, oh mio Dio, come cacchio ho fatto. Ok, partiamo dall'inizio. La prima categoria che voglio, che ci tengo a inserire in questo bellissimo budget è la sanità mentale. Perché, raga, budget zero. Ma in realtà almeno 500.000 euro, perché trovare casa qua in Italia a quanto pare è letteralmente impossibile. No, è letteralmente impossibile no perché ce l'ho fatta, ma è veramente complicato. Io sono stato dietro a tantissime offerte, ho visto tantissime offerte venirmi soffiate da sotto il naso, nonostante io avessi bloccato l'appartamento, mi è stato soffiato all'ultimo, nonostante io avessi già detto ok, lo prendo io, do la caparra, ve la sto per inviare, e il tipo mi diceva sì, ok, va bene, ti accetto. Un secondo dopo mi scriveva di nuovo dicendomi no guarda ci ho ripensato, lo do a un altro. E queste cose sono assurde, per non parlare del fatto che ho rischiato tante volte di essere truffato tra persone che volevano che inviassi i soldi prima di vedere l'appartamento, da persone che mi hanno fatto vedere l'appartamento e poi sono sparite nel nulla, eccetera eccetera. Quindi regà, come prima categoria sanità mentale, procuratemi un buono psicologo perché vi servirà in quel periodo in cui cambierete casa, ve lo assicuro. Ok, no, a parte le cacate, partiamo con il budget vero del trovare la casa. Ho diviso queste categorie in due macro categorie, ovvero trovare casa e trasloco. In trovare casa ho messo cauzione, primo affitto, bollette, affitto quello reale, agenzia e ASPI. ASPI è praticamente un'agenzia, non ho ben capito che cosa sia, serve per poter firmare il contratto, non lo so, non la conoscevo, infatti io come budget iniziale a questa categoria avevo messo 0, proprio perché per me non esisteva. Mentre per quanto riguarda il trasloco vero e proprio, ho messo furgone, benzina, mobili, attrezzatura varia e prima spesa. E benzina e furgone perché ovviamente per fare un trasloco mi è servito un furgone. Ok, partiamo dal trovare casa. Trovare casa, cauzione. Io come budget iniziale mi ero prefissato un 500 euro perché volevo trovare casa intorno ai 250 euro. Spoiler, ce l'ho fatta a trovare casa intorno ai 250 euro, in realtà 298 euro mensili, ma la cauzione è stata di 650 euro, quindi la cauzione per questa stanza, che poi vi farò vedere in un prossimo video, quindi iscrivetevi al canale per non perdervelo, è stata di 650 euro. Ora, il primo affitto l'ho versato sin da subito e l'ho versato al ragazzo che andava via da qua. Il primo affitto avrei dovuto versare circa 300 euro, in realtà ne ho versati 160 perché l'ASPI, ovvero l'ultima tassa che ho dovuto pagare, abbiamo fatto diviso 2 e quindi ho pagato tutto io e ho scalato dal suo affitto. Quindi per il primo affitto 160 euro. Per le bollette, per questo primo mese non le ho ancora pagate e non so di preciso quanto saranno. Vedrò appena arriverà aprile. Poi, per quanto riguarda l'affitto, ovviamente di aprile, devo ancora darlo, quindi non lo so. Sarà, no, in realtà lo so perché è 298,95 euro, però devo ancora versarli. Per quanto riguarda l'agenzia, pensavo di spendere 300 euro, ma in realtà sono andato da privato e di conseguenza per l'agenzia ho speso 0 euro. Top. Però in compenso pensavo di spendere 0 euro per l'ASPI e in realtà ne ho spesi 277. Quindi per la categoria trovare casa quanto ho speso in totale? Beh, 1087 euro.
contro i 1500 che mi ero dato di budget. 1087, raga, hanno fatto male. Cioè, quando sono usciti dal mio conto corrente 650 euro di botto per la cauzione della casa, vi assicuro, raga, che ha fatto molto male. Ora passiamo alla categoria trasloco. Questa categoria, raga, oh mio Dio, non pensavo di spendere così tanto, ve lo giuro. Per quanto riguarda il furgone, in realtà mi è andata bene perché pensavo di spendere 200 euro per un giorno e in realtà ne ho spesi 100. 100 euro per un giorno. Anche per la benzina pensavo di spendere tantissimo perché il mio movimento è stato casa mia, Modena, dove sono attualmente, Modena e tipo un paesino vicino a Modena per comprare un materasso. Poi da quel paesino lì sono andato fino a Parma, all'IKEA. Da Parma all'IKEA sono tornato nel mio paesino e dove abitavo prima, e da quel mio paesino sono tornato a Modena, poi da Modena sono andato a Reggio a riconsegnare il furgone. Io pensavo di aver speso almeno 100 euro di benzina perché ho fatto tipo 300 km in un giorno, e in realtà, regà, i furgoni consumano pochissimo. Ho speso 32,94 euro di benzina. Assurdo. Cioè, in realtà di diesel, però assurdo, regà, pochissimo. Per quanto riguarda i mobili all'IKEA, allora, regà, diciamo che qua dentro questa stanza c'erano tutti i mobili necessari, ovvero letto, un armadio, una scrivania e un comodino. Perfetto, ho buttato tutto, letteralmente tutto. Uno, perché l'armadio non mi piaceva, io volevo la stanza bianca e quell'armadio era giallo, non lo volevo. Il comodino, in realtà il comodino l'ho tenuto, l'ho messo nella cabina armadio, che poi vi farò vedere, regà, iscrivetevi al canale perché la stanza è bellissima come è diventata, e l'ho messo nella cabina armadio, l'ho tenuto, quindi ci sta, e là la scrivania, regà, il proprietario mi aveva detto è una scrivania enorme, era così, cioè non ci stava sopra il mio portatile, letteralmente, quindi l'ho presa e buttata e ho tenuto la mia, ovviamente. E per quanto riguarda i letti, uno, regà, io pensavo fosse un letto matrimoniale, quindi ho detto vabbè dai, lo posso anche tenere, ma ho tirato via il lenzuolo e i materassi erano due materassi singoli ed erano schiazzati di giallo, quindi ho detto no, questa roba non la tengo. Ho tirato via i materassi, sotto c'era una brandina e una rete distrutta, quindi ho buttato via tutto e mi sono rifatto i mobili da capo praticamente, e ho speso in totale 437,95 euro. Il mio budget era 500 euro. Perché era così alto? Beh, per il semplice fatto che in realtà manca ancora una parte, il pavimento, perché regà voglio rifarlo, ma vedrete in un prossimo video anche questo. È imbarazzante. La sto rifacendo completamente e non è ancora finita perché devo ancora comprare i quadri da mettere qui, la pittura perché voglio ripitturare, perché ci sono le chiazze di mani eccetera in giro, quindi voglio ripitturare, e in più voglio fare altre piccole cosette. Quindi in realtà non è ancora finita, quindi in realtà questa categoria potrebbe ancora aumentare, ma per ora no. Poi attrezzatura varia, mi ero dato come budget 200 euro. Cos'è l'attrezzatura varia? Ovviamente tipo il phon, gli asciugamani e le lenzuola. In realtà le lenzuola le ho prese da casa, quindi non le ho pagate. O che ne so, i tasselli per attaccare l'armadio che ho comprato al muro e queste cose qua, tutte queste piccolezze qua, io pensavo di spendere 200 euro, in realtà euro dopo euro sono arrivato a spendere 445,00 euro. Top. Per quanto riguarda la prima spesa, ecco, la prima spesa semplicemente tutto, comprare tutto il cibo, quindi mi ero dato un budget abbastanza alto, 50 euro. Ho detto vabbè, vado all'Eco, quindi spenderò un po' di meno, mi sono dato 50 euro, in realtà ne ho spesi 60, ma va benissimo. Quindi in totale quanto ho speso in questa categoria, nella categoria trasloco? Beh, mi ero dato come budget 1050 euro e in realtà super giù ci sono arrivato, infatti ho speso 1075,89 euro. Ora, quanto ho speso in totale questo primo mese, anzi questi primi 25 giorni di affitto? In questi 25 giorni, regà, solo per la casa ho speso 2162,89 euro. Tantissimo, regà, veramente tantissimo, 2160 euro. E mancano tantissime categorie, cioè, oh mio Dio, cioè questo primo mese, regà, è stato distruttivo, lo giuro. Però va bene. Se foste interessati al video, al room tour di questa stanza, che è venuta veramente bellissima, secondo me, intanto è tutta domotizzata. Anche il computer, per esempio, è domotizzato, infatti posso chiedere all'amica Amazon di accendere Spina Computer e lei mi accende direttamente il computer, o addirittura tutte le luci, quindi luce qua, luce del bagno, luce della cabina armadio, perché sì, ho anche il bagno privato. Regà, iscrivetevi perché è bellissima sta stanza, ve lo giuro. E oltre a questo, adesso voglio domotizzare anche altra roba, devo ancora capire come fare, però
ce la farò. Detto questo, raga, spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto dicendomi la vostra opinione o la vostra esperienza in merito. E se ancora non l'aveste fatto, beh, iscrivetevi al canale perché stanno per uscire dei video veramente particolari. Scusate, quest'oggi il tono di voce è abbastanza basso, ma raga, sono nuovo e mi vergogno. Appena smetterò di vergognarmi, inizierò a fare i video come si deve. Detto questo, raga, let's go!